6 del mattino, panificio Mambella, arrivano i primi clienti. Nella vicina Basilica della Madonna dei Sette Dolori si celebra la prima messa, quella appunto delle 6. Siamo qui per farci raccontare quanto incidono bollette, rincari, speculazione e guerra sul prodotto pane. Oggi quello che spaventa, quello che preoccupa è l'aumento pazzesco, se vogliamo, di determinati prodotti, sia per quanto riguarda le materie. Si è parlato tanto di farine, ma probabilmente la farina ha raggiunto la sua stabilità e oggi è, diciamo, sì, si fa sentire rispetto a un paio d'anni fa, ovviamente, però se pensiamo a prodotti come il burro, che hanno oscillazioni importanti, lo zucchero oppure l'olio di semi girasole, che addirittura a volte è introvabile e costa esattamente il doppio, la carta per gli imballaggi sono 2-3 anni, che in maniera silenziosa, perché non fa notizia, perché solo se sei del settore ti occupi e ti preoccupi di queste cose, adesso si è messa sicuramente come mannaia la questione energetica. Per quanto mi riguarda, gli impianti di cottura sono alimentati a gas metano, per cui oggi sicuramente, oggi da diversi mesi, sto subendo questa impennata di prezzi, 110%. Il gas viene utilizzato, diciamo, da bene o male a mezzanotte alle 8, 8 e mezza 9, quindi per 9 ore. Mentre l'energia elettrica, sì, abbiamo delle fasi di maggior consumo, che ecco, proprio questo è l'orario, dalle 6, meno male 10 e mezza 11, e la notte, sì, sono degli attrezzature, macchinari che vengono impiegati per cicli di 30 minuti al massimo, poi ci sono i frigoriferi che invece sono sempre in, diciamo così, che sono sempre che consumano, e sicuramente c'è tanta speculazione e gli impegni dei governi dovrebbero andare nel senso di fermare queste speculazioni piuttosto che darmi 200 euro, 400 euro per far fronte a un aumento della bolletta, un aumento del gasolio, un aumento della benzina, tutto qui. Il tema impresa italiano è praticamente un limone che non può essere più spremuto così, cioè quando serve prendi, spremi, c'è più nulla da spremere, siamo veramente in difficoltà. Io non lo so quanto posso reggere, cioè io mi posso inventare, mi posso augurare di continuare a lavorare come sto lavorando, perché questo mi permette quantomeno di tenere, io è come se avessi come costo due dipendenti in più, cioè soltanto per pagare le bollette.